bentornati in un nuovo video. Quest'oggi voglio parlarvi di alcune idee regalo sotto i 10 euro, quindi low cost delle idee regalo, dei pensierini insomma da fare senza spendere troppo, quindi vi darò un po' di idee. Allora, io ho qui il mio fogliettino perché ho preso appunti. Un'idea molto molto carina e veramente non spendete nulla ma pochissimi soldi possono essere per esempio le bath bomb, quindi le bombe da bagno che potete trovare per esempio da Lush. Lush ha delle bombe da bagno veramente di vario genere e vanno dai 3,50 euro ai 6 euro circa, 6,80 euro, e può essere veramente un pensierino molto apprezzabile. Per esempio io adoro le bombe da bagno. Sapete cosa potete fare? Potete prendere la bomba da bagno, che è rotonda in questo caso, e provarla a mettere all'interno di una di quelle palline di plastica di Natale e metterci un fiocchettino. Ecco, potreste fare questa confezione regalo, secondo me è molto molto carina presentata in questo modo. Seconda idea regalo può essere quella di un bruciessence, e lo trovate veramente dappertutto, soprattutto nei negozi di casa. Costa pochissimi euro e lo potete trovare per esempio anche da Epicasa, per farvi un esempio. E poi che cosa dovete comprare? Delle candele da scioglierci sopra o degli oli essenziali in questo caso. Per esempio potreste comprare le tarte di Yankee Candle che costano all'incirca 2,50 euro, massimo 3 euro, e con il bruciessenze più la candela, la tarte, andate appunto a creare questo mini set, questa piccola idea regalo che secondo me è anche molto molto apprezzabile. Terza idea regalo è quella di un portacialde. Ci sono dei portacialde molto molto carini in stile shabby chic che ormai veramente trovate ovunque e costano anche questi pochi euro, dai 3 ai 5 euro massimo, e sono molto molto belli. Li trovate anche questi in qualsiasi negozio di casa. Quarta idea regalo è un po', come dire, la solita idea regalo è quella di regalare un portachiavi. I portachiavi costano pochissimo, però sono sempre molto molto utili. A me per esempio piacciono tantissimo i portachiavi. Quando mi viene regalato un portachiavi lo apprezzo sempre, perché ce l'ho sempre con me, è una cosa che porto sempre con me, lo metto vicino al mazzo delle chiavi di casa, e quindi è un regalo che io personalmente apprezzo moltissimo. Quinta idea regalo, per esempio, potreste regalare dei profumi che potete comprare da Zara. I profumi di Zara costano pochissimo e veramente sono anche molto molto buoni. Vanno dai 5 ai 9,90 euro, se non mi sbaglio, non superano i 10 euro. Ci sono delle fragranze spettacolari sia da uomo che da donna. Sesta idea regalo è quella della tazza. La tazza è anche uno dei miei regali preferiti. Visto che regalate la tazza, potreste metterci all'interno dei cioccolatini, dei dolcetti e ecco, fareste felici qualsiasi donna. Classico, poi c'è il portafoglio. Trovate veramente tantissimi portafogli molto molto carini, sia da Bershka che da Zara, e sono molto belli. Da Stradivarius, per esempio, sono la fine del mondo. Io adoro i portafogli di Stradivarius. Un'altra idea regalo che sta spopolando veramente sul web è quella delle pantofole a unicorno, che io ho visto per esempio da Primark. Costano... ho spostato la telecamera. Costano pochissimo e sono molto carine, sono veramente molto belle da vedere. E da Primark ovviamente ci sono tantissime idee regalo che costano pochissimo. Se avete la fortuna di averlo vicino, andateci a fare un giro, perché veramente c'è di tutto e di più, un mondo di idee regalo, ecco. Un'altra idea molto molto apprezzata è quella dei pennelli. I pennelli di solito costano molto, ma molto, mentre su eBay, su Amazon oppure su Machilalia per esempio potete trovare dei set di pennelli molto buoni, ovviamente di non marche famosissime, però che comunque sono molto buoni ed è un regalo molto apprezzato secondo me. Infine, l'ultima idea regalo che posso darvi è quella di un'agenda, di un planner. Ci sono delle agende molto molto carine che si possono trovare per esempio su AliExpress e sono meravigliose. Di solito i planner costano molto, costano all'incirca 20, anche 40, 50 euro, insomma dipende dalla marca, però lì per esempio potete trovare delle agende molto molto carine per una ragazza o anche per voi stesse, ecco, per noi donne. E ci sono veramente tante scelte di agende, vi consiglio di dare uno sguardo.
Allora ragazzi e ragazze, queste erano le mie idee regalo sotto i 10 euro. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su. Se volete altre tipologie di questo video mi raccomando fatemelo sapere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!